Nei giorni scorsi è stata presentata in Consiglio Comunale ed è stata approvata una mozione che richiede l'eliminazione di tutti i cartelli con la segnalettica in lingua araba dalle strutture sanitarie pubbliche. L'ordine del giorno è stato presentato dalla Lega ed è passato anche con i voti favorevoli di un Movimento 5 Stelle sempre più in sudditanza rispetto a quello che dovrebbe essere l'alleato a livello nazionale ma a livello locale in opposizione della Lega e al silenzio colpevole del PD che si è astenuto. Le questioni sono due. La prima è che la Lega ha presentato questo ordine del giorno con evidenti intenti discriminatori e per pura e becera propaganda razzista. Il secondo è che oltretutto questo ordine del giorno è inutile e ha soltanto fatto perdere tempo prezioso al Consiglio Comunale per discutere di questioni molto più importanti che possono riguardare la sanità pubblica. Infatti la stessa AUSL ha fatto uscire un comunicato di precisazione nel quale specificava che già dal 2010 la sua politica era quella di una rimozione progressiva quando ce n'era bisogno di sostituire i cartelli, di rimetterli soltanto con lingua araba inglese. Al di là di questa scelta tecnica, che comunque noi contestiamo perché pensiamo possa essere più utile scrivere tutte le lingue che possono essere necessarie, le indicazioni, perché è una questione semplicemente di civiltà, di aiuto nelle situazioni dove le persone vanno in ospedale per curarsi, è giusto che possano capire, possano indirizzarsi facilmente. Però appunto, come dicevo, questo sottolinea quanto sia ridicolo, quanto sia inutile, quanto sia soltanto propaganda politica quello che ha fatto la Lega, perché in realtà è una misura che è già stata applicata da anni e quindi non hanno nulla da rivendicare. Noi pensiamo piuttosto che la sanità pubblica dovrebbe investire maggiormente per esempio in più mediatori linguistici per favorire appunto l'orientamento nei servizi sanitari anche della popolazione straniera. L'amministrazione pubblica potrebbe impegnarsi maggiormente per garantire l'autonomia della AUSL pubblica, per garantire l'eliminazione dei ticket per le fasce sociali più deboli, per far sì che ci siano meno medici obiettori di coscienza, perché in questo momento nel circondario molese più della metà dei medici che si occupa di gravidanze è obiettore di coscienza. Che si impegnino perché ci siano gli atti concezionali gratuiti. E quindi noi come Potere al Popolo pensiamo che i veri problemi della sanità pubblica siano altri e non è più tempo di perdere appunto tempo in mozioni inutili che non risolvono nulla e che anzi è solo propaganda a favore della Lega Nord.